Pronto? Buonasera. Ah, buonasera, sono in guida da Gianna Cera. Vorrei, sì, sentire, vorrei sapere qualcosa sul futuro. Ha capito con chi ha a che fare? Sì. O non l'ha capito? No, lo sto osservando più di una sera. Un saluto a suo marito. Grazie. Che forse ha capito. Che segno è, Sagittario? Cancro. Un bacio da parte mia, perché io sono Cancro, signore. No. E forse ci capimma. Così che sarei lì se parlo. Eh? No, no, stavo dicendo a mio marito che lui ha detto chiedi di me. Ho detto che di lui state parlando. Cancro fa il bravo. Bella mia, che vuoi sapere? Signore, fate avvicinare un marito vostro, per favore. Deve fare avvicinare lui? Perché vuoi che parla, papà, papà. Buonasera, sono Marco, da Nocera, voglio sapere qualcosa della vita mia, della salute. Il cuore. Sì. Voi soffrite un po' con il cuore? Sì. No, no, guardate, se pulite anche le palle, chiamate alla divergente. Giusto, sì. Ah, mo sì. Da quanto tempo soffrite il cuore? Un paio di anni. E perché è cresciuto un'aritmia avanzata, velocizzata? Vi sentite un palpito? E non riuscite a dormire a notte? Bevete sempre? Perché? È una bocca amara. No, è dormito. No, lei si alza varie volte di notte. Signora? Beh. È vero? Sì, sì. Sì. Angelo chi è? Angelo, non lo so. Chi è che sta a Basso Cimitero, chi è? Angelo, si chiama. È vero? No, io lo conosco. È una persona un po' robusta. Un po' robusta. Voi avete un morto, eh? Un paio di morti, eh? Sì, sì. Lo so, vostro padre è morto? Sì, Anche vostra madre? Sì. Condoglianze. Maria chi è? No. Maria, quella è viva. Mia sorella? Sì, sì. È morta? No. Chi è sta morta? Giovanna. La mia cognata. Statemi a sentire, voi avete una vita abbastanza lunga, però tenete una persona che abita in due palazzo vostro. Voi. È vero o non è vero? Sì. Urlatelo ai telespettatori. Gennaro D'Auria è solo? È vero. Sto dicendo in fessaria, sto dicendo in bucia, sto dicendo in Signore? Come vi... Signore? Come vi chiamate? Marco. Marco. Tiene una prezzuna in tu palazzo tuoi, che vorrei morta, te e moglie. Ma se mi senti o no? È logico. Mi fermo a questi punti. Perché io non so che ti stavo lì che si accade. Che le fa malato tanta brutta maldicenza. Ti vorrei morta, a te e moglie. Sto dicendo i buci? No, è la verità. Passa, ma muglierta, che tu non serve proprio con mamma. Pronto, Gennaro. Signor marito vostro non serve proprio. È tutto vero, è vero. Sta bucchina. Va mannata tanta maledizione. Lo so. Va mannata tanta ia stemma che ha da fare una mala morta. Ma comunque lo sta pensando pure te. Un marito o figlio? Un figlio è diventato scema. No, il figlio sta morendo. Signora, lo so, però vi dica una cosa, l'ha voluto lei,
certo, ne ha fatto tanto. Ha detto che voi siete una troia, ha detto che voi siete una puttana, ha detto che ti fa una mala morte. Sì. È vero? Sì, sì, è vero. Ma sto dicendo bugia! No, niente bugia. Se sto dicendo bugia, ma inizia a me la vaca! No, no, è vero, Gennaro, siete molto brava ed è vero. Io sono brava. Sì, bravissimo. Ma che sono brava? Che volesse ne avrei morto a me, per gente. Sapete perché? È vero. Ubrita? Sì. No, aspettate un attimo. Ubrita su scaletta. Ubrita, non ubrita. Lo vedo. Questo qua, Ah. I su qua. Sali e scende. Sì. La vita è fatta così. È un salire e uno scendere. Signora, Maria chi è? Maria è mia cognata. Anna chi è? Anna è mia sorella. Signora Carmela chi è? Lina sarebbe. Carmela, è mia nipote. Signora, Giovanna chi è? Giovanna è mia sorella ed è morta. Con l'eterno riposo. Dona loro, Signore, risplendi adesso la luce perpetua. Riposi in pace, amen. L'eterno riposo. Prego, Signora. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplendi adesso la luce perpetua. Riposi in pace, amen. Padre nostro che sei nel cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia santo, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dai mali, o Signore, liberaci da tutti i mali e conducici alla vita eterna. Allora, io stasera sono stato a mangiare dalla campagnola, inquadriamo questo biglietto perché il signore della campagnola, eccolo qua, la campagnola, ho mangiato la bistecca e della pinnella arrabbiata, ho mangiato benissimo. Signori, vi consiglio di andare, io mi sono nutrito in un modo meraviglioso. La campagnola, non so che via è, non lo sa cerice, però è a fuori grotta, vediamo un po', è pianura. Pianura, si mangiano delle bistecche meravigliose, delle bistecche meravigliose, e anche ho parlato naturalmente di Video Team Italia, no, inserisci, perché automaticamente una sera porterà tutte le pizze Video Team Italia, ha detto che vuole offrire da parte di questo proprietario tante belle pizzette, birra e vino. Quindi noi gusteremo le grandi specialità della campagnola. Enzo, inquadriamo, questi sono amici nostri, ci vogliono bene. La campagnola, va bene. Non è pubblicità. Ah, la pubblicità è nata. La pubblicità è quando si va a telecamera e si vede la pizza, si vede un forno, si vede tutto il resto.